Ma hey coach, ben ritornati al vostro Andrew Link 91 su Inazuma Eleven Goluce. Siamo oggi in questo nuovo episodio. Dobbiamo andare a vedere come se la cava Victor. Dobbiamo andare appunto alla torre Inazuma e dobbiamo vedere se ce le sta prendendo dagli scagnozzi, comunque sia, del quinto settore, che poi alla fine sono i giocatori della Baia dei Pirati. Quindi vediamo un po'. Poi è bello comunque sia che ci sia tutta quanta la strada da fare per arrivare, invece negli altri giochi di Inazuma arrivavi direttamente, selezionavi e già stavi lì. Eccoci qua. Che ne pensi? Mica male della vista da qui, vero? Goditela finché puoi, perché presto ti ritroverai nello scrigno di Davy Jones a far compagnia alle rische di pesce e galeoni ammuffiti. Vediamo di tagliare corto, non ho tutto il giorno. Tranquillo. Fermi, lasciatelo stare! Idioti, cosa ci fate qui? Ve l'ho detto, non sono cose che vi riguardano. Non immaginate neanche di cosa sono capaci quelli del quinto settore, in particolare con chi li pugnala alle spalle. Io l'ho fatto e me ne assumo la responsabilità, voi non c'entrate. Ma no, non cercare di fare di nuovo tutto da solo. Mi hai promesso che avremmo continuato a giocare a calcio, insieme. Victor, noi siamo una squadra, siamo la Raimon. Se un nostro compagno è in difficoltà, noi lo aiutiamo. Oh. Per la barba di Akab, mi avete commosso con questi discorsetti sull'amicizia? Forse potremmo lasciarlo andare, no? No che non possiamo, mammoletta! E invece potremmo. Ma una condizione. Dovete batterci in un epico scontro a pallone. All'arrembaggio! Ma non abbiamo detto se sì o no. Però va bene, segna un gol. Abbiamo Akab in porta? Che poi sarebbe Akab? Sì, purtroppo in giapponese. In teoria H-A si legge sia H sia K. Quindi è un po' strana sta cosa. Come si leggono i nomi. Quindi insomma, a volte risultano nomi storpiati malissimo. Guida Arion al cerchio, palla al piede? Ah. Va bene, pensavo di dover fare un gol. Ok. Eccomi qua. Ed ora? Ovvio. Ti pareva? Ben ti sta. Sono proprio forti. Possibile che siano davvero tutti imperiali? Perché no? Che strano. Non stanno usando nessuna tattica speciale. Ah, come se fossimo tanto tonti da mostrarvi i nostri assi nella manica. E poi non abbiamo bisogno di trucchetti per divorarci dei gamberetti come voi. Per ora devo riprendere il pallone, costi quel che costi. Ruba la palla, va bene. Ah ok, ce l'aveva lui. Fatto. Dai Perdiamo questa partita. Chissà cosa succederà a Victor. Non posso permetterlo. Voglio continuare a giocare a calcio con lui e con tutta la squadra. Andrà tutto bene. In qualche modo so che sarà così. Di nuovo quell'aura oscura. Adesso è più intensa di prima. Sta cominciando ad alzarsi il vento tutto intorno ad Arion. Deve essere... Prenderò la palla! Ah! Eva, che cos'è? E che cos'è? Ora puoi usare vortice turbinoso con Arion. Ce l'hai fatta, Arion! Hai seguito quella nuova tecnica difensiva, il vortice turbinoso. È tutto a merito del suo aiuto, mister. Di cosa state blaterando? La partita non è ancora finita. Vi affonderemo come una zattera marcia! Questi termini marinareschi hanno un po' rotto le palpebre. Capitano, ti vogliono al telefono. Kid. Kid Estaus Kid? Proprio ora. Oh, passamelo. Chi è che parla, corpo di mille squali tigre? Oh, è lei, Sua Altezza? Sì, ho capito. È il giorno fortunato di questi ratti scorbutici. Abbiamo ricevuto l'ordine di battere ritirata. Ma proprio ora che iniziamo a scaldarmi, capitano? Falla finita. L'imperatore Sabel ha scelto di lasciare andare Blade e noi lo facciamo. Intesi? Il grande imperatore in persona. Non credo di averla fatta franca, branco di molluschi. Nella prossima partita vi useremo come stracci per i pavimenti.
Basta, per favore. Tutti quei termini marinareschi hanno proprio rotto le scatole. Sono felice che tu stia bene, Victor. Non mi pare di averti chiesto di venire a salvarmi. Lo so, lo so. Sono felice ugualmente. Bene, Victor Blade è tornato in squadra. La Baia dei Pirati rimane comunque una grande squadra. Sembra che le voci che rivolgevano tutti imperiali fossero fondate. Sento che questa rivoluzione che portiamo sulle spalle sta diventando sempre più pesante. Quando mi sento così so dove andare. Beh. Perché non venite anche voi? Sono sicuro che vi piacerà. Dove si va? Lo vedrai. È il mio posto preferito. Forza! Prometto che resterete a bocca aperta. Abbiamo avuto modo di conoscerlo bene questo posto nel corso dei vari Nazuma. Però attenzione, ci sono anche altre squadre da sfidare. Un punto di allenamento per la presa. La presa? Sam ha una presa elevatissima. Sì, anche grazie ai guanti che gli ho dato, però accidenti, Sam, proprio... è davvero alta. Voglio un attimo esplorare il posto prima di continuare. Beh, non è che sia cambiato poi molto alla fine, eh. In 10 anni è rimasto quello. Oh, ma... ha uno scrigno, mi sembrava. Grande vortice? Beh, sì, ci può stare, grande vortice. Andiamo qua, vediamo un po', sarà aperto? In teoria dovrebbe essere aperto. Non è neanche più accessibile, figuriamoci. Perché è chiuso però, mi chiedo io? A parte che è chiuso, è inaccessibile proprio. Wow, che panorama! Vero? Questo era il luogo che io e mia nonna amavamo di più al mondo. Quando ero triste per qualcosa che riguardava il calcio, venivo qui e mi sentivo subito meglio. Guardare gli alberi da qua su mi fa sentire così... piccolo. Victor, riguardo a Davy Jones. Ha detto di essere fiero di essere un imperiale. Non avevo mai sentito una cosa del genere. Già, proprio ridicolo. Quello che fanno gli imperiali è assicurarsi che ogni scuola segua gli ordini del quinto settore. Alcuni si fanno rispettare con la forza, altri rivelano la loro identità e controllano la squadra in segreto. Ma sono tutti i giocatori che si sono formati con le migliori tecniche di allenamento del quinto settore. E tra di loro ci sono anche molti potenti evocatori. Johnson non fa eccezione. Mi ero chiesto se potessero esserlo in effetti, ma immagino che tu già lo sapessi. Ho anche sentito che tra gli imperiali c'è un giocatore, di cui nessuno conosce il nome, che si è allenato con particolare intensità. Tanto da cercare di raggiungere un livello ancora più alto di un evocatore, e che si è fatto strada fino a ricoprire il ruolo di capitano. Questo spiegherebbe perché Jones è così orgoglioso di essere un imperiale. Lo spirito guerriero è un potere nascosto dentro di te, una manifestazione fisica del tuo desiderio di diventare un giocatore migliore. E il requisito fondamentale per essere un evocatore è la forza di volontà. Sherwind, tu hai la capacità di diventare un evocatore. Nella partita contro Davy Jones ho avvertito ancora più intensamente il potere che stava per esplodere in te. Già, credevo che fosse solo dovuto al vortice turbinoso, ma sento di avere ancora qualcosa che aspetta di essere liberato. Bene, allora ti aiuterò a far emergere il tuo spirito guerriero. Ti sembra una buona idea? Va bene, basta dubitare di me stesso. Andrà tutto bene, lo so. Scendi per parlare all'allenatore Evans. Victor, come pensi di far emergere il potere dentro Arion? Usando il potere che è dentro di me, quello di Lancelot. Capisco, userai il tuo spirito guerriero per aiutarmi a evocare il mio. Uah! Oh, che bello. Fatti sotto, Sherwind. Cerca di portarmi via il pallone. Ingegnoso. Stai cercando di stimolare la risonanza che c'è tra gli spiriti guerrieri. È stato lo stesso per me. Non appena Maestro è entrato in risonanza con Lancelot, si è subito manifestato. Forza, proviamo! Sì. Dai, Arion, non farti battere da quel pallone gonfiato! Era per caso una battuta celata, tipo... cioè, lì c'è il pallone è gonfio, Victor è un pallone gonfiato... eh? Non ti stai concentrando a sufficienza! Eppure lo sento! Sento un potere enorme che continua a crescere! Manca poco perché esploda! Proviamo di nuovo.
Ok, sono pronto! Urca! Guarda quanto impegno ci mette cercando di evocare il suo spirito guerriero! Ci fa sembrare tutti quanti dei pigroni! Non è mica torto, amico! Boom! Non lascerò che un pivello del primo anno mi faccia fare una brutta figura! Hai ragione, dobbiamo metterci in moto! Arriveremo al torneo nazionale! Poco ma sicuro! Baia dei pirati, non avete speranze! Allenamento all'ombra della torre, proprio come ai vecchi tempi. Ho continuato ad allenarmi con Victor fino al giorno della partita. Ho provato con tutte le mie forze a evocare il mio spirito guerriero. Mancava pochissimo. Ancora un passo e il mio potere dentro di me si sarebbe manifestato. C'ero quasi! E invece? Chi va là? Ehi, come? Ehi, Victor! Ne è passato di tempo, eh? Sì, ma come l'ha fatto a sentire? Con quale passo felpato è arrivato? E quale udito ha Victor? Bailong! Eh già. Se penso che giochi per una squadra così scarsa, sei proprio caduto in basso. Una squadra scarsa, ma... No, 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 questo qua... Il Victor Blade che conoscevo era spietato. E non pensava ad altri che a se stesso. Questo qua, quando è botte ci pia. Ora invece vedo solo uno smidollato che passa il suo tempo a giocare con dei buoni a nulla. E si diverte pure. Sì, va bene, non ti sta bene? Io invece ho vissuto la mia vita inseguendo il potere assoluto. Temo che i giorni in cui eri un degno avversario non torneranno più. Sei venuto solo per seccarmi con queste idiozie? Stai interrompendo il mio allenamento. Bravo, diglielo un po'. Ci si vede in giro, Victor. Cosa? Ma... Il giorno della finale del torneo della zona est. Oh, l'ho detto che forse affrontavamo la finale in questo episodio e eccola qua. Arion, sei pronto? È quasi ora di andare. Lo so, lo so. Dai. Vieni a vedere la partita, zia Silvia? Perché oggi vinceremo, non c'è dubbio. Comunque ora vado. A dopo. Ciao, Spotter. Bau. Ci siamo. Se vinciamo la finale della zona est ci qualificheremo per il torneo nazionale. Sono in fibrillazione. Incontra l'allenatore Ivans a scuola. È un peccato che non ce l'abbiamo fatta a evocare ancora lo spirito, ma... Chissà. Chissà se durante la partita ci riusciamo. In genere nelle situazioni di maggior necessità il corpo umano fa scaturire in noi delle qualità nascoste e quindi ciò potrebbe portarci a evocare il nostro spirito guerriero. Speriamo bene. Ci siamo tutti? Molto bene. Forza, andiamo, la finale ci aspetta. Battiamo la baia dei pirati e approdiamo al torneo nazionale. Sì, mister! Ma è così. Che c'è, Eugene? Se solo riuscissi a scatenare il mio potere. Ci sono quasi, lo sento. Ma è come se mancasse qualcosa. Beh, non mi resta altro da fare che dare il massimo. Magari troverò la soluzione durante la partita. Come faceva Marco sui tempi. Bene, ragazzi, è ora di andare. Parla con il signor Veteran. Signor Veteran, io le voglio bene, però se lei andasse in pensione farebbe solo un piacere a se stesso. Ho tutto ciò che mi serve? Sì. Ma al tempo stesso no. Vorrei un livello di squadra leggermente più alto. Ho fatto sì le amichevoli, però non mi basta. Beh, direi che ci siamo allora. Entriamo. La reception qua non serve a nulla. Ed avviamoci verso lo stadio allora. Stadio del Cammino Imperiale. Ci siamo. Finalmente la finale della zona est. Parla con tutti. Bene. Potrei andare direttamente da Victor, ma vediamo cosa hanno da dirci loro. Ancora non ci credo, stiamo per tornare al calcio vero. Al vero calcio vero. Non possiamo perdere, non oggi. Hai ragione. Ma in realtà mi sento come se non potessimo perdere contro nessuno. Siamo davvero cambiati. Andiamo. Con la squadra che abbiamo ora, perdere è impossibile. Eh già, Eugene, allora? Sembrano tutti su dei giri, ma...
Non basta semplicemente decidere di vincere, no? Non è così che funziona. Tu, JP? Vincendo oggi approderemo al torneo nazionale e affronteremo le squadre più forti del paese. E vai! Oh, c'è eccolo qua, va. Davy Jones. Non vedo l'ora di stracciarvi oggi. Oggi è il coltello tra i denti. Se lo dice una poliziotto ti ammanetta. Sembri così delicato, Arion. Scommetto che non ti sei mai sporcato le mani su una nave come me. No. E non ci tengo. Oddio, Ade. La rivoluzione è iniziata, il vento sta cambiando. Andiamo! Ehi, Hugh. Oshun. Era io, ok. Possiamo ancora vincere, anche senza quel tuo potere nascosto. Gioca come sempre fatto. Allora? Deve esserci un modo per tirare fuori tutto il tuo potere. Se hai qualche idea, sono tutto orecchi. Non ce n'ho nessuna. Signore e signori, la partita che tutti stavate aspettando è finalmente iniziata. La finale del torneo della zona est. Accademia Bayer dei Pirati contro Raimond Junior High. Solo una di loro uscirà vincitrice e si qualificherà per il torneo nazionale. Il successo della rivoluzione è nelle vostre mani, ragazzi. In bocca al lupo. Parla con il mister, vai mister, ci siamo. Dov'è? Eccolo qua. La Bayer dei Pirati è un'ottima squadra, ma se il nostro livello è attorno al 19-21 possiamo batterli. Allora giochiamo. Metti Arion, Victor, Riccardo e Sam in campo. Benissimo, so che ce la potete fare, ragazzi. Abbiate fiducia in voi stessi. Affondiamoli, ciurma! Arr! Possiamo farcela, ragazzi. Arriveremo al torneo nazionale. Sì, capitano! Da polli davvero ci vuole a essere forti, determinati e impassibili. Vediamo un po' la squadra avversaria. Abbiamo Akab, livello 24, e la Peppa. Kraken, a parte Akab, Turbo Pugno. Ancora Navale è forte, Turbo Pugno si batte facile. Ma ancora Navale? Quello è forte. Temibile Orca, Grande Vortice. Fair Play. Tu devi morire male. Turbine Supremo, Pesci Volanti è forte, ragazzi, eh. Non sottovalutatela mai. Ce l'ha anche Davy Jones, che ha di attacco 74, tiro 97, forte. E al 25, 20, 22, 21. E vabbè, ragazzi, ma questi sono un po' forti, eh. Jolly Roger si chiama questo. Marca gli avversari con ostinazione. Nessun tiro più famoso lancia la gamba in avanti come una frusta. Non ha nessuna tecnica di tiro. Però è forte nel tiro. Che cos'è, difensore, allora? Ma va proprio a caso. Hanno anche loro nomi che ricordano pirati. Akab mi piace come portiere, ma non è più forte. Il più forte è ovviamente il portiere della squadra finale. Come sempre è stato in tutti gli Inazuma. Però non lo so. Il portiere mi interessa lasciare per il momento Sam, non ho preferenze. Sopra la linea tratteggiata. Andiamo con Victor allora. Proprio all'ultimo? Proprio all'ultimo! Proprio all'ultimo! Perché? Mi odi così tanto? Mi odi, gioco? Andiamo un po' di rubarla con Victor. No, con Riccardo. Cosa penso? Cosa penso? Aia! Un po' duretto, eh? Non gonfiare troppo il petto, pidocchiese della Raimon! Vi ridurremo a mangime per pesci! Eccolo! Quanto è bello questo! Poseidone, facciamogli vedere chi sta al timone qui! È arrabbiato, eh? Ecco, ora non ha bisogno di pesci volanti. Arpione sidurante fa tutto da solo. Perché? Intonate il nostro canto di vittoria, ciurma! 15 uomini, 15 uomini. Cosa? Ma è pazzesco! Come possiamo fare una rivoluzione se dobbiamo giocare contro gente così forte? E eccolo! L'Accademia Bayer dei Pirati passa in vantaggio! La Raimon si è mostrata impotente al cospetto di Poseidone, lo spirito guerriero di Davy Jones. Oh no!
Se solo anch'io riuscissi a evocare il mio spirito guerriero, potrei cambiare il volto della partita. Ti prego, spirito guerriero, se sei davvero dentro di me, fatti vedere. Aiutaci a uscire da questo pasticcio. No. Non lo fa. Ancora sopra la linea? Ok. Facciamo toccata e fuga? Yes, toccata e fuga. Tam tam. Toccata e fuga è una bella... bella melodia davvero. No. La baglia dei pirati ci sta mettendo alle corde. Forse lo spirito guerriero di Arion è davvero la nostra unica speranza. Ma come deve fare? Non capisco cosa manchi. Mark, ricordo che in partita ti concentravi sempre al massimo su proteggere la porta. Ed è stata quella la chiave del tuo successo. Se Arion vuole evocare il suo spirito, forse deve semplicemente concentrarsi, proprio come facevi tu. Un momento. Ma certo! Cambiamo portiere! Arion, vai in porta! Cosa? Arion in porta? Ma non ho mai giocato in porta prima d'ora. Non ti preoccupare. Devi solo concentrarti più che poi sulla palla quando gli avversari calciano. Va bene, sono gli ordini del mister. Arion, tocca a te ora. Io? Ok. Ma che sta succedendo? C'era una linea lì. Guido Riccardo al cerchio palla al piede. Ok, a tutto vapore, vai. Accidenti. Ah, Turbine Supremo qua è una mossa così che si impara in 4-8. Mio Dio. No. Ti prego. Ti prego, sì. No. Grande Arion. Ah. Ok. Va bene. Dai, ci siamo, grandi. Stavo teso un attimo, dico non ce la facciamo, non ce la facciamo. Invece sì, grande. Ok, che fa? Ok, quindi... Ora sono qui, devo fare del mio meglio. Devo concentrarmi sulla palla. Esatto. Che cos'è questa pagliacciata? Beh, non mollate, compagni. È giunto il momento di gettare questi zotici in pasto agli squali. Ascolta, Arion. Ascoltate tutti. Dobbiamo proteggere la porta a ogni costo. Non lasciateli avvicinare! Arr, levati di mezzo! Mamma mia. Eh sì, vabbè. Va tutto bene. Siamo imperiali, duri e puri. Voi ranocchi non potete niente contro di noi. Arr, Varius supersonico! Ma sì, questo Varius ce l'hanno un po' tutti. Ok. Non riuscirò mai a fermarlo. Non avere paura. Volevi salvare il calcio, no? Il calcio che ami. Sì, se non riesco a bloccare questo tiro, tutto quello che ho fatto fino a oggi sarà stato inutile. Dai, allora. Devo smetterla di dubitare di me stesso. Devo crederci e andrà tutto bene. Io mi chiedo quanto tempo ci metta la palla ad arrivare. Sta succedendo di nuovo. Sherwin sta per essere avvolto da quell'aura oscura. Viene dritta verso di me. Devo bloccarla. Ma come? Forza, Arion. Concentrati. Posso? Anzi, devo fermarla! Ah!
possibile! Quanto è bella sta scena! Tu sei il mio... Non credo ai miei occhi! Sherwind ha evocato uno spirito guerriero! E ha preso la forma di... Ma sì, di Pegaso, non c'è dubbio! Che poi come ha fatto a vedere un Pegaso, lui non lo so. Il mio spirito guerriero! Pegaso! Pegaso alato! Lo vedete voi. Ce l'ha fatta, finalmente! Wow, incredibile! Finora Arion si era quasi sempre affidato solo al dribbling. Non si era mai trovato a dover intercettare i tiri avversari. Per risvegliare il suo potere, doveva radunare tutte le sue energie concentrandosi sul tiro in arrivo. Già. Solo tu avresti potuto pensarci, Mark. Sapevi che un portiere è spinto dal suo ruolo ad affrontare così ogni palla. No, la moglie gliel'ha detto. E adesso Arion ha il suo spirito guerriero. Ha! Mi insegni sempre qualcosa di nuovo, Arion. Molto bene, Arion. Ora puoi tornare in mezzo al campo. Oh. Mostragli il potere di Pegaso. Oh, lo farò. Pegaso, puoi sentirmi? Mi dispiace tanto. So che provavi a manifestarti, ma proprio non riuscivo a capire come evocarti. Ora è tutto a posto. Vinciamo questa partita e andiamo al torneo nazionale. Andiamo, cavolo, andiamo al torneo. Perché getto sempre la spugna prima ancora di cominciare? Perché sei un rivoluzionario? Mi sto convincendo che se ci crediamo, possiamo davvero dare il via a una rivoluzione. Bravo. Lo spirito guerriero Pegaso dentro Arion si è risvegliato. Ok, allora giochiamo. E andiamo con uno intanto. E qui ho fatto un gravissimo errore. Cosa? Perché? Cosa? No, perché? Perché? Sì, la smettiamo? Sì, ma perché non è successo nulla? Ma non è giusto così. Non è giusto però. Oh, porca miseria. Goal! Ce l'aveva già attivato. Ma perché non le spiegate le cose? Arion sta a zero, ovvio. Che palle. Cioè non è che ti dice Arion ce l'ha attivato, no. Se uno non se ne accorge che fa? Lo disattiva e via. Vai, beccati questo. Ah. Tanto non ce la fa a pararlo. Non puoi parare il tiro di uno spirito guerriero. E infatti. Eccolo qua. Goal! Ce l'abbiamo fatta! Ma facciamo il pareggio con Victor. Porca miseria, quanto mi fa incavolare ste cose. Vai, Lancelot. Vendica lo spirito di Arion che ho disattivato per sbaglio. Ok, si risveglia lo spirito, sì, ma dimmelo se lo tiene attivato o no. Io non me ne sono accorto che era attivato. Vai, due pari, su. Eccolo qua. Angelo perduto. Ti piace? Ed è gol! Gol! Continuiamo così! Proprio devo soffrire ogni partita io? Cioè, quasi tutte. Ok, ora potrei fare un'altra armonia atomica. Oppure un altro tiro con Lancelot se me la gioco bene. No, no, non posso. No, 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 no. Tiro con Lancelot allora.
Se rubassi palla, attenzione però. Eccola là, ti pareva? Ok, ci siamo. E porca miseria. Dai, dai, dai. Va bene, è finito il primo tempo. Ok, ok. Va bene, ricominciamo. Ok, ho palla. Però non basta. Oh, dai, 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 grande. Vai. Mo se li finisce però almeno questo, Turbine Supremo, dai. Meno male. Tutti quanti punti, non può fare più nulla. Ora tu. No. Oh, attenzione. A tutto vapore, sì, ce la fa, e vai. Era ora che funzionasse, accidenti. Non è non era fuori gioco, era preciso, era preciso. Era troppo preciso, era. Ah, millimetrico proprio il gioco, millimetrico, eh. A parte che non era, ma anche fosse proprio al millimetro di calcolo è fuori gioco, eh. Cioè, ci fallo. E vabbè, allora. E allora voi volete proprio farmi incavolare, allora, eh. Ah, se non avessi disattivato per sbaglio Arion. Se non avessi disattivato per sbaglio Arion. Ti prego, Pegaso. Vieni. Uffa. Avanziamo un po' con Arion, cavolo. E ce l'abbiamo i punti tecnica, vai. E giro di vento. E uno. Avanti, chi è il prossimo che si fa sotto? No, Michael, sei un pezzo di cacca. Se te la para. Se te la para, entro e ti meno, guarda. Entro nel gioco per menarti apposta. Michael, ma che dovrei fare io? Dovrei entrare nel gioco e menarti. Ipermossa, vabbè, si consuma un po' di punti, dai. Pochi, troppo pochi. Troppi pochi punti si è consumato però, e non va bene. Non si fa così, cattivi. Ora, la cosa buona è che il portiere non ha più punti per davvero. No, cosa è successo? Ok, ora sì, ci siamo. Ora ci siamo. Ora chi tira sinceramente non mi interessa. Perché tanto farebbe comunque gol. Sembra che riusciamo a rubare palla però. Dai, dai ragazzi, su. No, no, no. Questa volta era, se era fuori gioco era fuori gioco. Cioè, se passava la palla era fuori gioco. Ci ho pensato dopo, ci ho pensato che non devo passarla a Victor. Bastava che avanzassi da solo. Attenzione però. Ho ancora un po' di punti con lui. Mo' posso passarla. Perché non ho tirato? Però cavolo, pure il gioco a 30 proprio bah, finisce tutto. Ah. Accidenti. Allora, ricarichiamo intanto i giocatori che davvero hanno messo a disposizione tutto quanto il loro potere. Anche Wan Li e... Michael. A posto, vai. Non posso più usare nulla, giochiamo. Aia, mi sa che finisco il potere di... No, accidenti! Ma come? Oh ragazzi! Eh no, dai! Non poteva passarsi la liscia così però. Oh, va bene, va bene, va bene. Oh!
Ancora 42 punti tecnica. No! Non se l'era finiti? Bene, avanti così, ragazzi! Vai così, vai. Vai così. Mi fate soffrire, però si vince. Che bello. Che bello. Mo si ragiona. Ce la facciamo, Victor, a superarlo? No, non ce la facciamo. Niente, Victor, devi migliorare nel dribbling. Cioè, io tiro e lui mi ruba palla. A caso proprio. A caso. Se premo sulla T devi tirare, anche il giocatore è vicino, non c'entra nulla. Non puoi rubare palla. È troppo preciso sto gioco, è troppo preciso. Rispetto agli altri Nazo, ma questo è troppo preciso. Ma porca miseria, ho rubato palla. Non ho più tecniche. Porca miseria, dai. Niente. Vabbè. Fine primo tempo supplementare. Va bene, stiamo in vantaggio. Va bene, però io devo soffrire ogni volta. Dai. Non posso allentare la tensione perché, ovviamente c'hanno gli spiriti guerrieri loro ancora. Invece io, povero idiota, no. Che è successo? Vabbè, certo. No, no, ragazzi, ragazzi. No, ragazzi, no, 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 no. No, se tira uno con lo spirito guerriero, no. No, oh, 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 era in fuori gioco, che bello! No, cos'è successo? Perché? Perché qua la palla non vola come in Azum Eleven? Gli altri, non questo. Ah... No, tu chi sei tu? Tu sei brutto. Non ti voglio. Devi sparire. Sì, a te si finisce mai lo spirito guerriero, la potenza. No, tu devi andare qua. Ok, 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 ok. Vai. Vai, vai, sì. Che bello. Oh, oh, oh. Ci siamo quasi, ragazzi. Dai che è finita, dai che è finita. Spazza la palla, spazza la palla. Grande, bravo, va bene, va bene. Va bene, non è arrivato a dove volevo, ma va bene. In realtà non volevo mandare da nessuna parte, volevo solo spazzarla il più possibile. Da dove spunta questo? Ma temibile orca da dove? Dal nulla è arrivato, fatti bene, è finita. Sclero, porca miseria, da sclero. Calmiamoci ora. Diamoci tutti quanti una calmata. Arion, nuovo livello, 16. Ancora. Ancora 16, Arion. Davvero? Ed è finita! Dopo una partita da brividi, la Raimon Junior High si è qualificata alla fase finale del torneo nazionale! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Cioè, non ho sclerato neanche contro i piccoli giganti, sclero contro questa, che non è neanche la squadra Sembra finale. Sembra che la nostra rivoluzione stia davvero prendendo piede. Se però devo sclerare, no. Già. Va bene. Non ci credo. La Raimon si è qualificata per la fase finale. Sì, ma con quale stupore lo dici? Il passato ritorna. Siamo alla fase finale del torneo. Ora le sorprese non arriveranno più solo dagli avversari, ma anche dagli stadi. Inoltre, ecco spuntare qualcuno che non mi sarei mai aspettato di rivedere. Scopri cosa succede in Manovre Strategiche!
manovre strategiche. Hai sbloccato i gruppi amico card dei rivali che hai affrontato nella fase di qualificazione. Perfetto. Allora è tempo di reclutare Remington. Bene, QG, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go, che termina qui. Speriamo di non dover più sclerare, e per non dover più sclerare devo allenare la squadra. Devo essere sopralevellato, anche se non è una vera parola, overlevellato contro le altre squadre. Devo allenare tanto la squadra. Devo arrivare almeno per la prossima partita al livello 25 per stare proprio tranquillo, giocarla proprio scialla, proprio tranquillo, come l'acqua di un lago, proprio calmo, ok? Ce la faremo. Quindi oggi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione, come sempre, il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi per vedermi sclerare questo e tante altre volte. E noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!